Amiche ed amici di Pachino Cam News, il tutto del vostro Ivan Sortino, stamane in questa caotica giornata d'agosto, alle mie spalle un enorme tir che si è bloccato proprio nelle vie principali, pare che abbia causato anche dei danni nelle case limitrofe qui in via Libertà, angolo via Quintino Sella, purtroppo una segnaletica assente. L'autista non si è ovviamente accorto che c'è il divieto di transito e i residenti sono un po' inalberati perché hanno più volte denunciata questa mancanza di segnaletica per i mezzi pesanti, ma dal comune nessuna risposta. Speriamo che il TIR riuscirà a divincolarsi e riuscire da Pachino, sarebbe stato. L'avete detto al comune? L'abbiamo scritto, non detto, scritto una petizione di sistemare questo tipo di circolazione. Esatto. Quindi evitare che questi grossi camion entrino in paese o addirittura vanno oltre in volta alla via di Libertà, che poi si trovano imbottigliati e non possono andare. E la risposta qual è stata? A 2 anni il comune non ha risposto affatto. Avete visto che il grosso tir, il grosso mezzo ha dovuto utilizzare il marciapiede qui di via Quintino Sella, come vedete si è spostato proprio il masso, se si avvicina alla camera vi faccio vedere, si è addirittura mosso tutto quanto, quindi si è recato un danno, ma ovviamente il mezzo non poteva che utilizzare il marciapiede per divincolarsi e uscire da questo imbottigliamento. Speriamo che al comune, chi è preposto alla circolazione viaria, comunque si occupa della segnaletica, possa porre rimedio ed evitare questi danni. Anche tu hai registrato dei danni alla tua abitazione, come stiamo vedendo in queste immagini. Che cosa succede da tanto tempo in questa via Libertà? Che succede? Ogni volta, ogni 2 mesi passano dei tir grossi senza segnale, senza niente, arrivano qua e rompono, come state vedendo, case e fanno cadere tutti i detriti per terra e nessuno fa niente. Abbiamo fatto segnalazione, siamo andati nei vigili, siamo andati nel sindaco, abbiamo fatto mille mail, però non fanno niente. I vigili sono venuti, i polizie sono venuti anche, però non hanno fatto neanche niente, niente completamente. Nessuno, tutti si lavano le mani. Anche tu hai registrato dei danni? Sì, l'altra volta l'hanno rotto e me lo sono registrato io. Adesso di nuovo l'hanno rotto, adesso basta, un'insegna vogliamo, non vogliamo tanto, un'insegna per i camion. Quindi un'insegna che indica divieto di accesso ai mezzi pesanti. Esattamente, Iva, soltanto quello vogliamo, basta che la mettono così si toglie questo schifo che c'è qua, in questa via Libertà, che rovinano macchine e rovinano barconi, rovinano.